Eccoci qua, dopo aver affrontato il tema delle fonti energetiche, dei prodotti o delle strategie a medio lento rilascio da utilizzare prima o durante l'attività fisica, oggi affrontiamo un altro aspetto di questo grande argomento degli integratori del prima o durante l'attività legato a fonti energetiche a più rapido rilascio. Volkem ha studiato un prodotto fatto apposta per questo scopo, il nuovo Energen, 40 ml di gel a base di carboidrati, la maggior parte carboidrati complessi, che viene utilizzato proprio per questi scopi, fonti energetiche di rapida utilità utilizzati prima o durante l'attività fisica. Ci sono sport, in particolare quelli di endurance, penso alla corsa, la bicicletta, il triathlon, ma anche sport di squadra, in cui le nostre fonti energetiche, soprattutto quelle legate al glicogeno, vanno piano piano depauperandosi. Il glicogeno all'interno del nostro organismo è in una porzione finita. In media, generalmente, copre un fabbisogno di 2000 kcal. È distribuito in maniera piuttosto disomogenea tra fegato, circolo e muscoli e è una fonte energetica di base per questo genere di attività, per tutte le attività fisiche. All'aumentare dell'intensità dell'attività che stiamo svolgendo, e della durata, le quote di glicogeno scendono sempre più rapidamente. Il nostro scopo con l'allenamento durante, i periodi appunto in cui ci alleniamo in modo specifico per un determinato tipo di sforzo, non facciamo altro che abituare la nostra macchina ad avere una efficienza energetica migliore a parità di intensità. Quindi utilizzare delle scorte energetiche che impiegano meno difficoltà per essere utilizzate, che sono più efficienti, quindi che con meno quantità generano più energia, ad esempio i grassi. Queste scorte invece di glicogeno servono o ci aiutano maggiormente nei momenti in cui le intensità hanno un picco, oppure quando stiamo facendo un cambio di passo, quando magari la nostra anche tensione generale è elevata. Penso ad un momento della partita, di una partita, di un set, di un gioco, particolarmente importante. Ecco, non è mai sempre facile con l'allenamento sopperire o cercare di far sì che il nostro organismo sia adattato nel miglior modo possibile per tutto questo genere di attività. Questi integratori, come Energen, ci aiutano nel momento del bisogno. Hanno un tempo di assimilazione molto rapido, possono essere utilizzati anche prima dell'attività fisica, quando magari per effetto di cattive abitudini alimentari, magari digestioni non efficaci, oppure per praticità, quindi ci troviamo in condizioni di non poter assumere un pasto ad un orario antecedente all'inizio di una gara, di una competizione favorevole. Possiamo assumere una dose, una somministrazione di Energen anche a pochi minuti prima della partenza ed essere quindi pieni di energie fin dall'inizio. Durante l'attività fisica può essere somministrato agevolmente e facile da digerire anche grazie alla presenza di sodio, che ne facilita la digestione, un ingrediente importante per l'equilibrio idrosalino e per la contrattilità muscolare, ma ci tengo a sottolineare il fatto che la stessa presenza di carboidrati complessi su 15 grammi, solo 2,9 sono di carboidrati semplici, fa sì che il prodotto sia facile da digerire senza eccessive difficoltà gastrointestinali. Gli zuccheri semplici spesso e volentieri richiamano molta acqua a livello dello stomaco e dell'intestino, generando effetti deleteri da un punto di vista di nausea spesso o a livello intestinale. Ecco, con un'elevata concentrazione di zuccheri complessi, nel nostro caso Energen derivanti dal mais, maltodestrine derivanti direttamente dal mais, questo non succede.
è disponibile in tantissimi gusti, trovate le informazioni nutrizionali a livello di prodotto all'interno del nostro sito, è gluten free e lactose free, quindi anche per intolleranti. E un'altra caratteristica fondamentale, a differenza di tanti gel troppo spesso commercializzati, è l'assenza di caffeina, quindi la possibilità di essere utilizzato anche dai più piccoli. Continuate a seguirci questo tema e tanti altri sulla nostra pagina, sui nostri social. Io vi ringrazio, vi saluto al prossimo video. Ciao!